Vediamo cosa sono i GCP, i Ground Control Point. Quindi immaginiamo di trovarci sopra un terreno pianeggiante con il tuo drone, dove naturalmente ci interessa avere una localizzazione geografica, come abbiamo appena detto, un VGS-84 ad esempio, per un risultato non solo georeferenziato ma anche ortorettificato. Ti ricordi all'inizio quando abbiamo parlato del fotopiano o dell'ortofoto? Questa è una grande differenza, perché un conto è raddrizzare un'immagine, ma georeferenziarla è ancora più importante per poterla misurare. Quindi, dopo aver collocato e georiferito la posizione di ogni singolo apparecchio fotografico, risulterebbe molto utile ripetere la stessa procedura nell'area da rappresentare. Solitamente vengono utilizzati 5-6 punti noti posizionati tramite markers a terra, appunto i GCP, in punti evidenti ed immutabili, con coordinate GNSS. Ogni punto a terra deve comparire come minimo in 3 foto. Se compare in full foto va ancora meglio, chiaramente. Bisogna prestare attenzione a posizionare i codici target per terra in punti visibili e dove appaiano nel maggior numero di foto, stando attenti ad eventuali pendenze e qualora non avessero un'antenna GNSS. Non so se ne avete sentito parlare, esistono anche dei target che addirittura quando lo fotografi ti dà anche le coordinate direttamente del punto. Chiaramente questi target non sono molto economici, però stanno iniziando a prendere un po' piede. E quindi diciamo anche al fatto che sia, se uso un'antenna GPS che in alternativa a una stazione totale, di dover prestare attenzione a posizionare rispettivamente l'asta o il prisma al centro del marker. Il posizionamento, come vedete in questa foto, è fondamentale. Chiaramente la pallina piuttosto che il prisma devono puntare verso il centro del marker. Chiaramente la foto a destra non ho trovato una foto di repertorio con un marker, però diciamo che il significato l'avete capito. Questo è ciò che dovete fare e ciò che non dovreste fare. Nel vostro caso vi dicono chiaramente che con un matrice 300 non sia necessario mettere un GCP a terra, però io vi dico, per sicurezza magari sarebbe meglio metterlo, o per non metterlo dovreste avere comunque sia o una cartografia magari regionale o un dato molto affidabile su cui rifarvi, anche perché alla fine come potreste controllare l'accuratezza di aver fatto un buon lavoro. Quindi questo è un modo molto utile. Infatti nell'immagine a sinistra vedete che se avete un GCP a terra, per procedimento inverso lo ritroverete nel fotogramma e per procedimento inverso localizzerete l'apparecchio fotografico esattamente nel punto esatto. E Metashape funziona così, per procedimento inverso da punto a terra, punto nel fotogramma e posizionamento dell'apparecchio. Nell'altro caso, non avendo un GCP, potrebbe succedere questa situazione qua a destra, quindi senza GCP si potrebbe incorrere un grosso problema dovuto all'errato allineamento tra pixel omologhi e questo potrebbe provocare uno slittamento del cono prospettico rispetto al footprint corretto. Quindi il footprint è ovvero l'impronta a terra, praticamente la proiezione del fotogramma a terra, quindi il corrispettivo diciamo in metri dei lati del singolo fotogramma in pixel. In questo caso potrebbe accadere questo, ci potrebbe provocare uno slittamento del pixel bersaglio, chiamiamolo così, e quindi diciamo una foto sfocata o una sovrapposizione non completamente ottimizzata, quindi con degli errori, con dei problemi specialmente nella misurazione metrica. Quindi questa procedura avviene anche nel caso dei targets che si trovano chiaramente anche su una facciata, dove si riuscirebbe a controllare perfettamente le proporzioni a favore dell'ortorettifica. Questo è un esempio che ho trovato su internet, ho messo una citazione anche qui, e praticamente tipo rifare dei punti, ad esempio. Anche questo potrebbe essere un sistema locale, non credo ci sia un'estrema necessità di georeferenziare una facciata, e quindi rispetto a questi dati noti puoi scalare sia che cosa la proporzione in altezza che quella larghezza. Vediamo ora un esempio di importazione di coordinate che utilizzerò per georeferenziare le fotocamere. Quindi dovrete andare dal pannello reference, che è esattamente al di sotto del pannello chunk, cliccare praticamente su questo pulsante con l'icona di cartella, quindi aprirete il file, ad esempio questo è il caso della porta di Brandeburgo in Germania. Quindi che cosa farete? Selezionerete semplicemente il file. Spesso questo file è in formato .txt, contiene appunto delle coordinate che sono in questo, diciamo,
sono come in questo riquadro verde, cioè sono tutte appiccicate, separate solamente da una virgola. E quindi vi basterà fare la modifica del formato in CSV, quindi cliccate sopra anziché .txt, fate .csv, le mette in via e lo potrete aprire in Excel. Quindi dall'interno di Excel poi sarà possibile dividerlo in colonne e quindi importare ogni dato nella relativa colonna. Se non siete molto pratici di Excel, un'altra possibilità che potrete utilizzare è questa che vedete qua in basso a sinistra, ovvero potrete selezionare qua delimitatore e quindi mettere la virgola. Quindi tra un dato e l'altro avete la virgola, quindi in questo modo sarà incolonnato secondo queste disposizioni. Poi con la tabella colonna potete far corrispondere la vostra X con la X indicata in tabella da meta shape fondamentalmente, quindi fate corrispondere i dati, quindi vi dici il dato X va sulla colonna 1, il dato Y va sulla colonna 3 e così via. Questo è un metodo manuale. Spesso, come vedete qua a destra, c'è una casella di impostazione all'inizio del file, delle coordinate che diciamo non vi interessa chiaramente utilizzare. Allora potete impostare qua, ve lo mostro, sulla sinistra al punto 3, parti, inizia l'importazione dalla riga 1, quindi tutta la riga 1 non sarà importata, quindi tutto questo dati qua, non ci interessano queste scritte di presentazione. Quindi questo ci viene diciamo in soccorso quando ci mandano un file diciamo di coordinate. Potrete anche inserire qua le colonne rispettive del yo, del pitch, del roll. Queste sono un po' le coordinate che riguardano la rotazione dell'apparecchio fotografico, questo è un caso di camera inclinata di una determinata angolazione, e al termine dovrete premere ok e quindi vi saranno importati i dati.